Temptation Island. Valentina torna a parlare dopo aver rotto con Oronzo, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola di Temptation Island 6 si sono lasciati. Per i pochi che non lo sapessero, la ragazza ha deciso di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia per capire meglio se Oronzo sarebbe potuto essere l'uomo della sua vita o meno. La ragazza, prima di partecipare a Temptation Island, ha rivelato di aver spesso e volentieri perdonato in passato il suo fidanzato, il quale si è concesso più di qualche scappatella. Per tale ragione l'ha voluto mettere alla prova in questa trasmissione. Purtroppo il giovane non ha superato la prova in quanto, dopo neppure un paio di ore dalla separazione forzata dalla sua fidanzata, si è subito mostrato interessato a conoscere diverse tentatrici, facendo molto soffrire Valentina De Biasi. Ma non è finita qua perché Oronzo, parlando con una delle tentatrici, ha anche rivelato di non essere sicuro che Valentina possa essere la donna della sua vita. Parole che hanno lasciato di stucco la giovane, la quale si è poi voluta vendicare, conoscendo più approfonditamente un altro tentatore. Uno scherzo, che ha fatto andare su tutte le furie Oronzo, il quale ha chiesto immediatamente il falò di confronto. E in questa circostanza Valentina ha deciso di lasciarlo, stufa dalle sue continue mancanze di rispetto. A distanza di poche ore da quel momento, la giovane ha comunque voluto scrivere un post su Instagram per ringraziare tutti per l'affetto ricevuto, asserendo parole che ovviamente hanno fatto molto piacere ai tantissimi fan di Temptation Island. Valentina De Biasi. Il suo primo post dopo la fine della relazione con Oronzo, nella prima puntata della sesta edizione di Temptation Island ad aver fatto molto discutere, è stata senza ombra di dubbio la coppia composta da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Difatti i due si sono clamorosamente lasciati. Un evento che mai è successo così presto nelle scorse edizioni del reality show più piccante della stagione estiva. Difatti la ragazza, nei primi giorni del reality, ha visto il suo fidanzato Oronzo Carinola spesso e volentieri in atteggiamenti equivoci con diverse tentatrici. Un atteggiamento che ha spezzato il cuore a Valentina De Biasi, la quale si è poi voluta vendicare. Cosa ha fatto? La ragazza, consigliata dalle altre fidanzate, ha voluto fargliela pagare al suo fidanzato, facendo una romanticissima esterna con uno dei tentatori. I due, infatti, sono andati a cena insieme. In quella circostanza la donna ha finto di avere un reale interesse per il giovane. E tutto ciò ha fatto infuriare nel vero senso della parola il suo fidanzato Oronzo, il quale ha poi chiesto alla redazione di Temptation Island 2018 un confronto immediato con Valentina.
In quella circostanza i due si sono confrontati e scontrati a lungo. Ma Valentina non ha proprio voluto sentire ragioni, decidendo di lasciare la trasmissione da sola, dicendo quindi addio dopo ben 10 anni di relazione ad Oronzo. Insomma, la 6ª edizione del reality condotta da Filippo Bisciglia è partita davvero a razzo, con colpi di scena a non finire. Cosa succederà nella prossima puntata?